155esima e Frederick Douglass Boulevard, Harlem, profonda Harlem. Alle mie spalle le torri del Polo Grounds, luogo storico della città. Ma al posto delle Towers una volta c'era un grande stadio, il Polo Grounds. Inizialmente ci avranno anche giocato a polo, ma poi è diventata la casa dei New York Giants, che adesso giocano a baseball a San Francisco. Lo stadio però si sdoppiava anche come stadio della nazionale americana di calcio, tipo quella che è andata a giocarsela nel 50 ai mondiali brasiliani e che giocò una famosissima partita contro Israele, che per la prima volta metteva in campo una squadra che portava il suo nome. Dall'altra parte della strada, l'Holcomb Racker Park. Il nome gliel'ha dato un custode di parchi. L'ideale nastro lo tagliò il sindaco Wagner nel 54. Non immaginava che questa linguetta d'asfalto si sarebbe poi romanticamente trasformata, dopo anni, ma veramente anni, di leggende, ma veramente di leggende, nel più rinomato, musicale e per certi versi irripetibile campo all'aperto della storia del gioco. Come risuonò fortissimo il tam tam del Bronx nell'agosto del 73, quando realmente l'hip hop nacque. Due anni prima il tam tam di Harlem risuonò fortissimo, quando si intuiva che ci sarebbe stata una di quelle partite da consegnare alla storia. E infatti fu proprio così. Da una parte gli West Siders, allenati da Peter Vexey, che poi diventerà il più velenoso ma anche più competente giornalista della storia dell'NBA, con i Nets sotto mentite spoglie, che vogliono vincere nel più grande torneo di strada del mondo per acquistare reputazione. I Nets di quell'epoca vuol dire che qui si è cambiato ed è venuto a giocare Dr. J, Julius Erving. I rivali sono quelli del Milbank, che sono fondati su due leggende della strada, Pee Wee Kirkland e Joe the Destroyer Hammond, gli altri tre ovviamente delle comparse. Colpo di scena, alla palla a due Hammond non c'è, in compenso c'è il Doctor, che stando alla descrizione della Edo che commenta la partita, va a dire Plucky Morris, che praticamente ha il microfono in mano e inventa storie mentre succedono, viene stimolato a fare delle cose che non si sono mai viste, perché Plucky dice: attenzione, la sala operatoria è pronta, poi il dottore ha preso i ferri e poi operazione perfettamente riuscita, il paziente, quello che ha preso in testa una schiacciata da tregenda, è felicemente deceduto. Alla fine del primo tempo, scendendo da una limousine perché aveva giocato a dadi, Joe the Destroyer Hammond, il quale, stando alla sua versione, arriva e qua la folla, che era 5-6 deep, ovvero sia c'erano 6-7 file di persone che la stavano vedendo, si apre come il Mar Rosso al passaggio di Mosè e i suoi. Dice al coach: son pronto. E al primo possesso, it's ISO, se la fa dare, sposta tutti e prende il Doctor mano a mano, come si dice qua. And the crowd goes banana. Versione Peter Vexey, attendibile, in quanto anche giornalista 40 per 1. Versione Hammond, io 50, lui 39. Versione Doctor, ma va. Versione Pee Wee Kirkland, che gioca con Joe Hammond, Joe la deve smettere di dire cazzate. La partita è meravigliosa. La gente che c'era ve la potrebbe ricordare possesso per possesso. Va fino all'ultimo tiro. Tre supplementari per i soli finali West Sider di 1.